Con gli ultimi dati dei contagi si conferma la tendenza alla stabilizzazione della curva, a prescindere dai tamponi effettuati, il segno che il virus circola ancora molto. Pochi positivi giornalieri, è il dato più basso da metà ottobre, ma una percentuale di infezioni sui test eseguiti molto più alta. Cosa accade alla curva italiana? È lo stesso effetto che si ha dopo il fine settimana. Si fanno meno tamponi la domenica e quindi si hanno meno casi. La stessa cosa è accaduta, presumibilmente, durante le feste di Natale, con i test rivolti principalmente a casi urgenti o di forte sospetto di malattia Covid. Molto meno, quindi, a contatti stretti di un positivo o a controlli di screening. Così, nelle ultime 24 ore, si contano poco meno di 9.000 casi giornalieri, un dato che segna una riduzione della trasmissione del virus. I tamponi sono stati però solo 60.000, come accadeva a settembre. L'esiguo numero di tamponi eseguiti in questi giorni festivi rende impossibile avere dei numeri affidabili per il monitoraggio dell'epidemia. Quello che è certo è che il rapporto tra positivi e tamponi totali è arrivato al 15% e quello dei positivi sui casi testati ha superato il 30%, segnale che l'epidemia ha ripreso a circolare in maniera importante nel nostro paese. Sicuramente bisognerà aspettare qualche giorno per riprendere e effettuare un monitoraggio che sia in linea con quella che è la situazione attuale. Indicatori più affidabili potrebbero arrivare dal carico sugli ospedali, dove però c'è una stabilizzazione. Nessuna riduzione dei posti letto occupati in terapia intensiva e anzi un aumento nei reparti ordinari, da controllare nei prossimi giorni. Mentre i decessi sono 305 in un giorno, ma per un ricalcolo della provincia di Bolzano, le morti notificate nelle ultime 24 ore sono in realtà 298. Se l'epidemia dovesse aver rialzato la testa, le misure natalizie dovrebbero aiutare comunque a frenare il contagio, in attesa di dati più affidabili.